Sottile e sfuggente il filo della memoria, ci trascina lontano, ci sfiora, poi ci afferra per ricomporre le storie del passato presente, costruire l'alfabeto dell'umanità per allontanare l'odio dilagante. È il giorno della memoria, il giorno della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz, 27 gennaio 1945. La pandemia non ferma il ricordo, è vivo in Emilia-Romagna, impegno che si è sentito in tutte le città della regione. Collegate online, cerimoniali, incontri, iniziative teatrali. E Rimini, la città della memoria 2021. Si ferma Rimini davanti al monumento dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie. Celebrazioni che portano a galla 8 storie di deportati nei lager. Ai familiari le medaglie d'onore del Presidente della Repubblica. Giovanni Panseca ha trovato in un cassetto la lettera che suo padre Antonino scrisse da un campo di concentramento in Germania. Le mie forze fisiche e morali hanno un limite. Il freddo umido comincia a penetrare nelle ossa e l'inverno che mi terrorizza. Ho sempre fiducia nella divina provvidenza. Medaglie d'onore anche a Bologna, in prefettura, ai discendenti di cittadini italiani deportati nei campi di concentramento. Toccano il cuore le parole della figlia di Guccini, Teresa, che ricorda l'odissea del nonno, internato militare. Venne catturato in Grecia, a Corinto, poi venne portato nei lager a Leopoli, due lager diversi, poi Wietzendorf, famoso perché ci fu anche Guareschi, e dopodiché venne obbligato al lavoro coatto ad Amburgo, venne liberato dagli inglesi nella primavera del 45, tornò solo in agosto a casa sua a Pavana, tornando a piedi o con mezzi di fortuna.